Sociale di zona S4 in qualità di organismo pubblico, coordinatore dei servizi sociali del Vallo di Diano e del Tanagro, ha inteso incrementare la comunicazione sui servizi sociali offerti, al fine di dare quantità e qualità di informazione utile ai cittadini, i quali in tal modo potranno conoscere i luoghi, gli spazi, le persone, i modi e gli orari per accedere ai servizi sociali territoriali. Il piano di comunicazione sociale elaborato dal piano sociale di zona S4 comprende diverse modalità e strumenti di comunicazione. Prima di tutto un nuovo logo e una nuova linea grafica, indicazioni tabellari visibili nei luoghi dei servizi sociali in tutti i comuni del comprensorio presso gli uffici del piano. E poi appuntamenti televisivi e radiofonici a cadenza settimanale. Una brochure riepilogativa dei servizi con numeri di telefono e riferimenti specifici e naturalmente il sito internet www.pianosociales4.it e poi ancora una newsletter che nelle prossime settimane potrà essere inviata a tutti coloro che vorranno riceverla semplicemente iscrivendosi direttamente sul sito. Insomma, un nuovo modo di rendere partecipi i cittadini, condividerne le esigenze e i bisogni e dare ad essi risposte precise per creare la cultura del noi. Cos'è il piano di zona? Cos'è il piano di zona? Piano di zona, ecco c'è. Che cos'è il piano di zona? Che cos'è il piano di zona? Piano di zona, ecco c'è. Il piano sociale di zona è un organismo pubblico che si occupa di servizi sociali. Nasce in seguito alla riforma della legge 328 del 2000 di delega da parte del governo centrale alle amministrazioni locali della programmazione e gestione dei servizi sociali all'interno del territorio. Il piano di zona con comune capofila Sala Consilina consta di 19 comuni, in particolare riguarda i comuni dell'area del Vallo di Diano e della zona Tanagro. È organizzato attraverso un'assemblea dei sindaci che si chiama coordinamento istituzionale, a cui sono delegate le funzioni di indirizzo e strategie delle attività che vengono di anno in anno programmate all'interno del territorio. È un organismo che raggruppa un certo numero di comuni andando su quella che è la programmazione e la gestione dei servizi sociali all'interno del territorio. Nel nostro territorio ci sono 19 comuni. Il piano sociale di zona, come comune capofila Sala Consilina, va su questa programmazione e gestione dei servizi territoriali. Il coordinamento dei sindaci è supportato dall'azione che viene svolta dall'ufficio di piano, un ufficio tecnico che ha al suo interno figure che rappresentano un po' la parte della progettualità, che si occupano di progettualità, di monitoraggio di questi servizi che, dicevo, di anno in anno sono programmati. C'è l'area relativa alle persone anziane, area relativa alle persone disabili, ai minori, alle responsabilità familiari, agli immigrati. Tra i servizi e la carrellata che sarà proposta ci sono innanzitutto i servizi di assistenza domiciliare, rivolte sia a persone anziane che a persone disabili, che al momento vedono circa 500 utenti che sono in carico ai nostri servizi. Ancora, esistono dei gruppi appartamento che sono una risposta nuova all'interno del nostro ambito, in quanto consentono alle persone anziane quella che è una contestualizzazione, quindi continuare a vivere all'interno della propria collettività, senza interrompere le interrelazioni. Relativamente alla disabilità, ci sono due centri socioeducativi per persone disabili, uno a Sala e uno a Caggiano. A Caggiano, di prossima apertura, è il centro a Montesano. Esistono dei laboratori per i minori,
Uno di questi è il laboratorio La Ludoteca in Pediatria, attivo oramai da oltre 2 anni e che noi abbiamo intenzione di implementare ulteriormente, rafforzare ulteriormente. Ci sono azioni relative all'adozione e all'affido, ci sono azioni relative alle persone immigrate sostenute massimamente dalla Caritas Diocesana e dal terzo settore. Il piano sociale di zona ha un compito preciso, che è quello di armonizzare all'interno del territorio i servizi sociali, in quanto mentre anteriforma, cioè prima della riforma del 2000, ogni comune andava per sé, quindi ogni comune decideva i propri servizi all'interno del proprio territorio, oggi non è più così, in quanto l'ufficio, attraverso quello che è una programmazione di concertazione, quindi di programmazione con tutti i sindaci, di programmazione con gli organismi del terzo settore, di programmazione con altri enti, quali la comunità montana e quant'altri, riesce ad armonizzare questi servizi. Che significa questo? Significa che all'interno del territorio l'anziano di Salvitelle ha gli stessi servizi dell'anziano di Sanza. Questa è una grossa vittoria per le persone. Ci sono dei servizi trasversali, ovviamente, e noi abbiamo sempre cercato di fare in maniera tale che i servizi non fossero collocati solo ed esclusivamente all'interno di un'area specifica, ma appunto la trasversalità di questi servizi, che possono essere rappresentati massimamente dal servizio sociale professionale, delle assistenti sociali che sono presenti all'interno di tutti i comuni, azione che merita di essere rafforzata, anche se siamo passati con l'attivazione del piano di zona da 2 assistenti sociali che erano presenti solo nel comune di Polle e Sant'Arsenio a una presenza di figure professionali in tutti e 19 i comuni, però la presenza ancora è ridotta. La necessità di rafforzare questo servizio, allo stesso modo il segretariato sociale che si trova nel comune di Sala Consilina e sede staccata nel comune di Polla. Così come azioni trasversali sono rappresentate da una serie di progetti all'atere del piano sociale di zona che cercano di implementare quelle che sono le risorse e rafforzare in qualche modo le risposte dovute alla popolazione locale. Ovvio che bisogna andare a vedere i vari fenomeni in evoluzione che ci stanno e nei fenomeni in evoluzione noi massimamente stiamo puntando su quello che è un dare risposta alla problematica del trasporto sociale, un dare risposta alle persone non autosufficienti, un cercare di indirizzare azioni condividendoli con altri organismi che già da tempo si interessano di questo, vedi usura, vedi affido. L'armonizzazione dei servizi sociali ha portato come fatto principale la possibilità che tutti i cittadini possono usufruire, tutti i cittadini del territorio, quindi dei 19 comuni, possono usufruire in egual maniera dei servizi programmati dal piano sociale di zona. Tutti i cittadini possono rivolgersi all'interno del proprio comune all'assistente sociale o al referente dei servizi sociali comunali, oppure possono fare riferimento direttamente al segretariato sociale. Possono anche usufruire del sito specifico del piano sociale di zona o possono richiedere una visita domiciliare per poter proporre quelle che sono le loro esigenze specifiche e quindi riceverne opportuna risposta. Le modalità d'accesso ai servizi sono state definite attraverso regolamentazioni specifiche, ma diciamo che l'accesso al servizio è un accesso a maglie larghe, nel senso che le problematiche e i bisogni meritano ed è dovuto un ascolto, un'accoglienza dei bisogni con relativa analisi e relativa risposta. Nelle risposte che noi andiamo o cerchiamo massimamente di dare, ovviamente andiamo a prediligere in qualche misura le fasce deboli, in quanto le più fragili.